Sono col mio amico il mitico Giuseppe Popimiotti, un grande alpinista che ha vissuto l'alpinismo per così dire classico. Ha intuito l'avvento del nuovo mattino, scendendo nelle vallate per vivere intensamente gli albori del sassismo, continuando a salire con uno spirito nuovo. Ora continua la sua ricerca anche interiore, lungo percorsi che non finirei mai di esplorare. Com'è nata la tua passione per la montagna? La mia passione per la montagna è nata per due motivi principali. Uno, grazie a mia zia, che è stata un alpinista, non dico di vaglia, ma però un alpinista che faceva alpinismo abbastanza di livello negli anni 30 del Novecento, fra cui ha fatto appunto la prima femminile del Canalone Marinelli al Pizzo Roseg. E però. E in secondo luogo, perché a casa rimaneva la collezione di minerali di suo fratello Giuseppe, come me, il quale è rimasto come tanti altri alpini in Russia, però io questo stanzino dove c'erano i minerali, dello zio Peppo, così si chiamava, l'ho fatto diventare una specie di scrigno dei sogni dove c'erano tutti questi tesori, e da lì, grazie anche ad alcuni amici proprio dello zio, il professor Grazioli soprattutto, da piccolo ho cominciato ad andare a cercare minerali e quindi mi sono avvicinato alla montagna anche in questo modo. Quindi Certo. due modi diversi. Devo dire che sicuramente, benché in certi momenti la odiassi, la zia è stata quella che mi ha fatto cogliere di più la bellezza della montagna, mi ha fatto Ti ha capire. dato l'impronta. Sì. Chi erano i sassisti? Un gruppo non dichiarato che si divertiva a giocare sui sassi della Val di Mello. I sassisti credo che siano nati spontaneamente, diciamo come gruppo, perché l'alpinismo, come era conosciuto allora, era stanco, stava morendo, diciamo. È vero. Per cui non c'è stata proprio un'azione di rivoluzione. Quello stava morendo e noi abbiamo trovato un sacco di spazio per agire. Nello stesso tempo sono nate nuove tecniche, noi ci siamo aggiornati perché probabilmente più giovani, meno legati alle tradizioni, abbiamo potuto accedere a nuove tecniche, a nuove idee. E quindi ci siamo trovati un gruppo di persone che condividevano una visione in antitesi a un altro gruppo di persone che erano legate a un passato ormai Stanco. stanco. Ecco. Certo. Quindi diciamo che il movimento è nato così, perché a un certo punto ci siamo sentiti quasi soli all'inizio, no? Perché tutto ciò che ci circondava faceva parte di un mondo passato e noi eravamo quelli che cercavamo di uscire dal guscio, no? Certo. E quindi forse anche perché ci sentivamo un po' così, soli, un po' in contrapposizione, ecco che ci siamo uniti. Però è un'unità proprio dovuta forse più alla necessità di condividere un momento che al fatto che ci fossero altre Certo. motivazioni particolari. Però gruppi simili sono nati in Piemonte. Gruppo simile, l'unico gruppo simile ai sassisti, e addirittura leggermente precedente, Presente. è stato quello del mucchio selvaggio del Nuovo Mattino, Di Motti. venuto, nato attraverso le idee di Gian Piero Motti. Idee di Gian Piero Motti che fra l'altro hanno contagiato subito anche noi, perché un articolo come I Falliti, che comparve sulla rivista Mensile, fu assolutamente, tra virgolette, devastante. Esatto, Cioè, non lo ricordo, ecco, sì, è stato. dal punto di vista ideologico, devastante. Sì. E ha fatto pensare molti. Certo. Quindi è stato importante. Del vostro gruppo, diciamo, chi era più talentuoso? Sicuramente il più talentuoso era Francesco Boffini, il quale per fortuna ha smesso subito e così non ci ha messo in imbarazzo. Tu pensa che veniva a scuola con me, si arrampicava su per le travi Sì, del. Geniale quello. era veramente
talento. Il più intelligente. Quanto intelligenza è un argomento un po'... sai, l'intelligenza si può esprimere sotto diversi aspetti, per cui se dovessi dirti adesso, anche se... Col senno di molto poi, secondo me è una persona molto intelligente, è stato Giovanni Pirani, il quale è partito da grande solitario, è andato a finire in Banca Popolare di Sondrio e adesso dirige una banca alle Bahamas. Un grande. Il più simpatico direi forse lo Jacopo Merizzi, perché era vulcanico. Io l'ho sempre definito una mina vagante per sé e per gli altri, però penso che fosse il più simpatico, anche perché appunto era estremamente estroverso, vulcanico, ne faceva di tutti i colori. Il più misterioso potrei definirlo Guido Merizzi, suo fratello, era molto riservato, ma anche, se vogliamo, anche il Gian Pietro Masa, il fratello di Paolo Masa, che purtroppo è morto pochi anni dopo, certo. Era un personaggio molto particolare, molto molto particolare, sempre silente. Per cui era anche il più tranquillo. Era il più tranquillo, addirittura è troppo, cioè, certo. Però era il più tranquillo. Il più innovativo... Non saprei. Sto pensando, ma... Forse mi permetto di mettermi anch'io nel mazzo, nel senso che io sono sempre stato alla ricerca di nuove attrezzature. C'è stata anche la famosa vicenda della mescola della Erlite con situazioni di semispionaggio fra noi e l'Ivan Guerini. Certo. Ecco, io ero sempre alla ricerca di soluzioni che migliorassero e rendessero più facile andare in montagna o comunque lo scalare. Certo. Quindi magari posso considerarmi, anche se... E l'Antonio Boscacci chi era? L'Antonio Boscacci era un personaggio di notevole spessore, fra l'altro veniva da una storia personale molto diversa dalla nostra, perché noi eravamo, non dico dei figli di papà, ma comunque, no, anzi, non eravamo dei figli di papà, però potevamo godere già di un certo benessere. Sì. Lui veniva, essendo un pochettino più vecchio di noi, e venendo da una famiglia molto numerosa e direi proletaria, sicuramente aveva un vissuto, un trascorso diverso dal nostro, fra l'altro aveva molti fratelli appunto, e quindi credo che abbia cercato di portare nel sassismo anche tutta una ventata di ideologia, se vogliamo, perché lui era molto legato alla sinistra, eccetera, esatto. Eccetera, soprattutto all'inizio, poi dopo la cosa si è diluita nel tempo. Sicuramente una persona di grande intelligenza, una persona di grande capacità arrampicatoria, soprattutto in aderenza, audace, anche se a volte mi viene da ridere perché l'audacia in queste cose, non dico che è sospetta, però quando sei... Tu lo sai meglio di me, quando sei a metà di una placca o vai avanti o cadi, quindi è una cosa un po', però sicuramente ha fatto notevoli cose. E poi fra l'altro ha anche prodotto dal punto di vista letterario, dal punto di vista culturale, quindi è una persona completa sotto questo aspetto. Parlami di Goldrake. Beh, Goldrake è stato, come dire, il punto di arrivo della prima parte di una ricerca che non è solo sassismo, perché a volte si dice sassisti sono quelli che arrampicano sui sassi, ma in realtà i sassisti hanno fatto tante cose. Certo. Però c'è stato questo periodo, il primo periodo in cui avevamo scoperto l'arrampicata come puro gesto estetico e atletico, e Goldrake era diventato un po' il nostro punto, tavolo, sì, un tassello, diciamo, mancante. E,
E mi ricordo che io, quando ero giù col Masalo a Milano all'università, avevo studiato una serie di movimenti, sì, di movimenti sugli stipiti di una porta che richiamavano esattamente la cervella. Quindi c'era dietro tutto un lavoro, certo, della Madonna, però nessuno riusciva a salirlo. La cosa che mi piace sempre ricordare, anche se, ma no, ma poi la ricordo sempre con piacere e non è sicuramente offensiva nei confronti di nessuno, è che l'avevamo provato in tutte le salse e un giorno siamo lì a Sassoremeno e arrivano i ragni di Lecco reduci dalla salita al Cerro Torre, l'avevano appena fatto. Okay. E mi ricorderò sempre che arriva Daniele Chiappa con fare un pochettino così arrogante, altezzoso. Mi dice: ma voi siete i sassisti? E io gli dico: ma sì, siamo i sassisti, siamo qui. E allora mi dice: ma voi siete quelli che fate il settimo grado? E io abbastanza prudentemente gli ho detto: ma sì, è stato fatto qualcosa che sembra, sì sì, ma fan vedere qualcosa. Allora io l'ho portato sotto Goldrick e gli ho detto: guarda, questo forse è settimo grado. E allora mi fa: fan vedere. E sarà stato un caso, l'ho fatto. Ma Daniele riusciva a imporre queste cose. Sarà stato perché e l'ho fatto. E mi ricorderò ancora che loro, poverini, poi sono stati lì tutto il pomeriggio senza riuscire neanche a salire. Certo. Però a onor del vero, loro avevano ancora gli scarponcini rigidi, le pedule rigide, tutto quello che. Dopodiché io sono diventato amicissimo di Sergio Panzeri, il quale è venuto su, certo, in valle, abbiamo scalato insieme. Ecco. Però la vicenda curiosa è stata questa, perché poi ho notato un certo stupore. Beh, certo. Hai fatto tante salite ed aperto tante vie in montagna. Chi è stato o chi sono stati i tuoi compagni ideali? Allora, sicuramente ho avuto tanti compagni. Io sono molto difficile nella scelta dei compagni. Cioè, io ho sempre considerato l'andare in montagna anche come un atto di condivisione per certi versi, e a volte ho sbagliato, però sbagliando si impara. Errare è umano. Credo che, conti fatti, il mio compagno, il compagno al quale sono legato maggiormente, è Camillo Selvetti, che mi ha seguito in maniera impeccabile in tante scemenze, alcune vincenti, molte perdenti, con una partecipazione direi molto molto intensa, e ho fatto diverse cose col Camillo, per cui credo che a conti fatti sia veramente, tant'è vero che l'ultima salita che ho fatto un paio d'anni fa l'ho ancora chiesto a lui se veniva, okay, perché a parte il fatto che non trovo più nessuno, però ecco, lo ricorderò sempre con piacere. Certo. Il ricordo più intenso? Allora, ricordo più intenso, io ho due ricordi molto intensi legati a due cose assolutamente diverse. Uno è stato quando io ho messo la testa fuori dalla parete sud della Cima Viola, perché per me rappresentava una specie di Goldrick in grande. Fra l'altro era un sogno un po' contestato, perché molti dicevano: ma no, ma è tutto un marcione, okay, fa schifo, che cacchio vai là a fare, eccetera eccetera. Io però mi ero invaghito di questa parete lontana e misteriosa, perché poi allora era molto lontana, non era come adesso che è un attimino più abbordabile. E mi ricorderò sempre quella sera quando ho messo fuori la testa, che ormai il sole stava andando giù, e proprio è montata un'emozione. Ci sono venuti i brividi. Diciamo, non dico i brividi, perché forse ai brividi facciamo freddo della Madonna. Non lo ricordo, che c'erano quelle stalattite appese ai diedri, però non credo che era. E la stessa emozione, più o meno,
l'ho avuta quando con l'amico Sergio Salini abbiamo fatto la prima traversata invernale del Sentiero Roma. Ah. Al quinto giorno, quando sono arrivato alla Bocchetta a Roma, è stato veramente una grande soddisfazione, seppure appunto una cosa completamente diversa. Certo. Quando è che hai raggiunto l'apice? L'apice l'ho raggiunto, credo, fra l'82 e l'84, 1982-1984, quando salito il nipote di Goldrick, che ancora oggi... Certo. Tanto di cappello. Che ancora oggi pare un test, un interessante test, certo. Più altre cose lì intorno, quando... Abbiamo salito dietro dei soli di ghiaccio alla cima della Verta. Una via stupenda quella. Ecco. E quando condividevo le mie avventure ogni tanto con Giancarlo Grassi, perché andavo invece di studiare andavo a spasso a Valle Susa, andavamo al Bianco, andavamo qui, andavamo là, insomma è stato un momento, il momento clou, dove lì, come dico, ho dovuto fare delle scelte, perché Giancarlo mi proponeva un percorso tramite la sponsorizzazione e io avevo già qualche dubbio, e poi tramite la conoscenza di Alessandro Gogna ho avuto un'illuminazione, chiamiamola così, perché già capivo che la sponsorizzazione era un percorso estremamente pericoloso, perché ti obbligava ogni volta a fare qualcosa di più difficile, di più rischioso, per poter andare sui giornali, e non era la cosa che interessava a me. Però quello, l'apice, secondo me, è fra l'82 e l'84. Dimmi qualcosa sulla nostra via, sulla nord-ovest dell'Ortles. La ricordo sempre con grande piacere, perché fa parte di quel periodo, diciamo, post-82-84, in cui io ho cercato di... come dire, mirare certo. E di allargare gli orizzonti sotto vari aspetti, e non mi ricordo bene come è nata la cosa, penso che è nata guardando una foto di una guida dove c'erano tutte le e mancava un pezzo di parete. Ma come, nessuno è riuscito, neanche me. E allora ho trovato questa buon'anima dell'Eraldo, il quale si è accodato ben volentieri, anzi, è stata bella secondo me, perché ha avuto anche un valore, diciamo, non so come dire, ideale, perché siamo partiti tranquillamente, abbiamo fatto lo Stelvio, siamo scesi alle Tre Fontane, siamo partiti così, siamo continuati a salire finché ce n'è stato. Esatto. No? Poi vabbè, ci siamo poi buttati dentro nel buco qualche ora. Maniera. E il giorno dopo siamo scesi in mezzo a questa mezza bufera, e credo che sia uno dei ricordi più belli che io, certo, mi terrò, ecco, perché sì. Anche nello stile con cui è stata fatta, no? Certo. Senza tante cianfrusaglie, esatto. Né ideali né materiali. Non mi ricordo se prima o dopo avevi salito Cacao Maravigliato con Fazzini. Prima, due anni prima. Quella è stata anche una grande salita. Sì. Però adesso non c'è più. Avreste messo via tutto. Resterà un mito, una leggenda. Resterà un mito. Fra l'altro in quel posto lì io sono passato tre volte, perché poi ho fatto la Nord, poi ero stato sotto sui pilastri Casper. Certo. Per cui pensare adesso che è venuto giù tutto, poteva venire giù intanto che ero su io. No, il mese prima avevo fatto, che anche questa è una cosa che mi piaceva fare, pensando di fare la prima invernale, invece purtroppo chi se ne frega, abbiamo fatto la seconda, la cresta Corti alla Punta Scalzi. Cioè, mi ricordo. Perché pensavamo, c'erano voci che dicevano che i bergamaschi, il Mario Curnis l'avesse fatta, però si sapeva, allora certo. Col Pietro Scarini siamo andati a fare sta roba. Vabbè, comunque è stata bellissima anche quella. Sei diventato guida alpina? Sì. dimmi sono qualcosa. Sono diventato guida alpina perché io sono fondamentalmente uno spirito ribelle, anche se non sembra, e quindi l'idea di
andare sotto padrone o fare un qualsiasi altro lavoro non mi piaceva. Avevo e avevamo le possibilità tecniche e fisiche per poterlo fare. Abbiamo scelto questa strada col Masa, con Merizzi e quindi con grande emozione, mi ricordo ancora, abbiamo fatto questo corso alla Zamboni Zappa, alla fine del quale quasi tutti noi sassisti abbiamo corso il rischio di essere bocciati per insubordinazione, però è andata bene, poi ho proseguito cercando di trovare il mio percorso nella professionalità. Io l'unica cosa che amo ribadire di questo percorso è che comunque non l'ho mai tradito, io non sono mai uscito dall'ambito della montagna, poi magari dopo aver fatto un po' di accompagnamento, ho fatto l'insegnante perché avevamo messo in piedi i corsi, poi ho fatto il giornalista, fotografo di montagna, però io ho sempre voluto rimanere nell'ambito della mia passione che è la montagna. Certo. Con il dono talentuoso per la scrittura che tu hai, hai scritto diversi libri, articoli, sei uno scrittore affermato, diciamo. Cosa ti manca ancora da fare con un'arma come la scrittura? È un'arma che uso, è un'arma che uso perché ho deciso, ma anche questo da tanto tempo, che non era possibile stare zitto di fronte a certe situazioni che secondo me erano controproducenti per l'ambiente, per la montagna, per il nostro territorio. Adesso io mi riferisco al nostro territorio, ma ho anche divagato altrove. Certo. Pur non essendo un verde, perché secondo me poi si scorre, a volte il verde corre il rischio di essere troppo integralista e ideologizzato. Certo. Pur non essendo un verde, ho sempre cercato di difendere il nostro territorio, cioè le Alpi in buona sostanza. E ancora adesso io ho un archivio con, non mi ricordo quanti, 200-300 articoli scritti dall'80, no? Certo. Inerenti a varie situazioni ambientali, sul turismo e quant'altro. Quindi è un'arma che uso ancora adesso. Certamente, sono altrettanto sicuro, non mi ha reso simpatico sempre così al potere costituito, ma chi se ne frega, insomma. E altre cose per la scrittura, a volte adesso sto pensando di fare una raccolta dei miei racconti, sarebbe bello, ecco, fare una raccolta dei miei racconti, e poi mi vengono in mente delle cose, però non so cosa, certo, cosa sortiranno, vediamo. Vediamo, perché io purtroppo sono uno di quelli che se non mi parte la scintilla non faccio niente. Per fortuna. È una fortuna questa. Sì, è una fortuna. Certo, altrimenti si scrivono delle cose banali. Ecco, sì, altrimenti si scrivono delle cose che sono banali. Aria fritta. Ognuno di noi dovrebbe ritenere la propria vita un dono. Tu cosa ne pensi? Io ritengo un dono, e oltretutto la ritengo un dono che deve essere onorato giorno dopo giorno. Cosa non semplice, ma perché sai, ritenerlo solo un dono e non onorare questo dono, non darne valore. Ecco, certo. Non darne valore può essere, per amore del cielo, è già interessante che io non lo ritenga un dono. Certo. Ma io è già da molti anni che lo ritengo anche un elemento che vada onorato, cioè la nostra vita va onorata, no? Non va, per cui questo cosa vuol dire? Secondo me vuol dire seguire la propria etica, tenere la schiena dritta se si può, ma sempre possibile, e perché questo è veramente quello che a mio avviso rende la vita pienamente degna di essere vissuta e densa. Certo. A volte un pizzico di follia serve per condizionare il destino. È capitato a te?
capitato, sì, è capitato, è capitato in alcune occasioni, forse una follia ragionata, perché è vero che ci vuole anche molta fortuna nella vita, e io ho detto che comunque nella vita ci vuole fortuna, ma non dobbiamo intendere questa fortuna come una, come solo, non so, una vincita all'otto. Le fortune sono tante, certo. Non c'è solo la fortuna, diciamo, economica. Le fortune, a uno possono capitare delle fortune che poi all'inizio magari gli sembrano delle sfortune, no? Esatto. Anche qui bisogna elaborare la cosa. Sicuramente a volte mi è capitato, come quando mi sono trovato, e veramente a volte io mi sono chiesto se non ci fosse qualche cosa che nel momento della crisi intervenisse, perché, ripeto, adesso non ti faccio, certo, esempio. 150.000 esempi, ne ho molti, certo. Ne ho molti, certo. La mia vita è abbastanza, lo so. Segnata da queste, certo, cose, però come quando avevo già la bambina, eccetera, eccetera, la società per cui, con la quale collaboravo, non andava tanto bene, io avevo bisogno un attimino di realizzare, e a un certo punto ho detto: ragazzi, io devo portare a casa qualche cosa, veniamo al dunque. E me ne sono andato lasciando tutto quello che avevo fatto, e me ne sono andato così, e passati 3 giorni mi telefona il responsabile del settore informatico della Banca Popolare di Sondrio, che stavano mettendo in piedi un sito sul territorio. Fa: ma tu non saresti disposto ogni mese a farci un percorso facile e un percorso difficile? Certo. E io sono stato stipendiato per andare a spasso dalla Banca Popolare di Sondrio fino a 2 anni fa. Non è male. Non si chiede mai ad uno scrittore, ma ti piace leggere? Una bella domanda. vado a periodi alternati. E poi vado, ultimamente non leggo, non sono mai stato un grande lettore, ultimamente leggo poco e vado random, pizzico di qui, pizzico di là. Mi piace soprattutto, più che il romanzo, mi piace soprattutto la saggistica che scelgo io in base alle mie momenti, sensazioni, momenti, queste cose qua. Mi piace perché mi aiuta anche a elaborare i miei pensieri, perché il romanzo, cioè, faccio fatica a trovare, scusa la presunzione, faccio fatica a trovare in un romanzo delle cose che non mi sono già passate per la testa, sì. Mentre la saggistica magari mi presenta la stessa cosa in una maniera molto più elaborata, certo, e più chiara, e mi aiuta, fa ragionare di più. Certo. Hai sempre preferito la solitudine della montagna o stare con le persone? Tendenzialmente la solitudine, ripeto, sono tanti anni che vado in montagna spesso e volentieri da solo, magari col mio cane che, come dico io, è un compagno che non chiede niente. Compagno ideale. E mi piace moltissimo, dopodiché non disdegno certamente andare, certo, in compagnia, però a me piace molto perché ritengo, soprattutto la camminata in montagna, lo ritengo anche una forma di meditazione molto interessante, per cui mi piace. Dammi un buon consiglio per i giovani. Un consiglio per i giovani... Beh, so che tu da giovane avevi ascoltato poco, come tutto quel periodo si ascoltava poco, però penso che hai delle cose. Io spero che ascoltino poco, nel senso che, sai, quello che credo che sia, non lo so, perché faccio un po' fatica, credo che, poi parlo
parlo per me, credo che ci fosse una grande predisposizione all'immaginazione, al sogno, e credo che oggi l'ambiente della montagna sia un po' chiuso di fronte a questi aspetti. Cioè siamo, adesso ripeto, parlo solo per quello che io conosco, che ormai conosco molto poco. Siamo in un momento di prestazione, diciamo. Ecco, cioè c'è la prestazione, c'è il grado, c'è... Esatto. Invece allora era veramente la scoperta di un universo. Certo. Però io personalmente dico, e lo vedo quando vado in giro anche da solo, ma se noi lasciamo a casa il telefonino, anche un sentiero dietro casa diventa una cosa molto interessante. Cioè la tecnologia aiuta, però forse a volte oggi siamo addirittura imprigionati da questa cosa. Poi chiaro, dare il consiglio ai giovani di andare in giro senza gli strumenti tecnologici è un po' da pirla, però ecco, io quello che mi piacerebbe di dire è, io l'ho scritto, a volte vado in montagna e mi invento le situazioni, cioè mi diverto a giocare con la montagna, ma nel senso buono della parola, no? Mi diventa un terreno d'avventura, ma che, sai quando sei bambino che ti inventi, che giochi? Certo. Ecco, io ancora adesso faccio così, mi invento delle cose che magari non ci sono, perché se uno mi dice, ma no, questo è un sentiero, ma tu ti inventi che invece non è il sentiero, ma è una cosa un po' picchettina. Certo. Perché questo mi arricchisce a me. Ma bisogna avere fantasia, capisci? Non tutti hanno la fantasia. Questo non si può, non si vende, comprare. Non si può comprare. Dammi un buon consiglio per i vecchi. Per i vecchi è la stessa cosa, cioè per i vecchi continuare ad andare in montagna, secondo me, riciclandosi nel senso buono della parola. Cioè, io non ho mai capito il vecchio che... quando non riesci a fare più la via di 6A, smette di scalare. Perché uno deve smettere di scalare? Allora, se ti piace scalare, continuare a scalare fino a 90 anni sul secondo grado. Certo. Perché cosa cambia? Niente, cioè, niente, non cambia niente. Quindi per i vecchi posso consigliare questo atteggiamento di umiltà nei confronti della montagna e di rispetto. Quando tu ti metti in base alle tue capacità in montagna, il tuo terzo grado che fai a 80 anni sarà come l'ottavo grado che facevi quando ne avevi 20. Certo. E l'importante è divertirsi. Certo. Questa è la cosa migliore. L'importante è divertirsi. E poi non comprare, l'ho detto e l'ho scritto, non comprare ste pedule super strette che ti fanno morire, non riesci a scalare perché ti fanno male i piedi, ma vai in giro con le ciabatte e accontentati. Esatto. Ecco, non so. Esatto. Cioè, però ecco, avere sempre... Cioè, se la montagna è una passione, comunque ce l'avrai sempre dentro. Ce l'avrai sempre, chiaro. Cos'è per te la libertà? La libertà... La libertà è capire che stai vivendo sempre sul filo del rasoio. Bella risposta. Non so se hai reso l'idea. Ho reso l'idea. E la bellezza cos'è per te? La bellezza è una cosa molto importante, perché senza la bellezza forse perderemmo l'80% della nostra umanità. Il problema è vedere questa bellezza in ogni cosa. Purtroppo, anche questo l'ho detto, a me sembra, cioè, ripeto quello che ho scritto, la bellezza che mi hanno fatto vedere quando ero piccolo non è più la bellezza che io sono riuscito a far vedere a mia figlia. E ho paura che la bellezza che mia figlia farà vedere ai suoi figli non sarà più la bellezza che lei ha visto. Cioè c'è un progressivo degrado della bellezza in tutti i sensi. E questo diventa degrado dell'anima umana. Dobbiamo stare attenti. Veramente. Dobbiamo stare attenti, ma purtroppo noi non ci accorgiamo, ma distruggere la bellezza. Perché poi a volte, non so, tante volte mi viene da pensare, stupidamente, faccio degli esempi banali, abbattono un albero che è lì da 250 anni, che ha tutta una sua storia,
una sua storia, un suo perché, a volte con delle scuse banalissime del tipo ti dicono le malate, quelle cose lì. Ma distruggere questi angoli di bellezza è veramente devastante. Certo. Annulli sostanzialmente un... Annulli una storia, annulli le radici, annulli il respiro della natura, anche in città, voglio dire. Certo, no? Specialmente in città. Mettere su un centro commerciale, magari occupando dei campi, magari mi vedranno come un talebano, però... E a volte inutilmente, solo per una questione, non so neanche se economia, forse più che economia è finanza, nel senso che forse dietro non c'è neanche un discorso di vero realizzo economico, c'è tutto un discorso che io faccio su, prendo i contributi, poi questo è il cielo, cielo? Cos'è per te la felicità? Questa è una bella domanda. Secondo me la felicità è la serenità. Oppure la felicità è come ricevere il messaggio che ho ricevuto stamattina da una persona che non c'entra niente con l'alpinismo e che... Adesso non posso raccontarti... Certo. Che in termini... molto molto lusinghieri ha commentato un mio libro. Questa tant'è vero che gli ho risposto, dico alla mattina alle 7:30 ti arriva un messaggio così, è una boccata d'ossigeno per tutto per, il giorno. Per 30 anni. Anche. Però ripeto, secondo me più che non sono stato contento ma non felice. Però io in questo momento vivo in uno stato di grande serenità che credo sia e tranquillità. Questa è una bella cosa. E credo che averne. Già bisogna essere felici così. Cos'è per te ora la montagna? La montagna è, come ti dicevo prima, è costantemente un luogo di scoperta. Io posso tornare in un posto che conosco già da anni e trovare delle cose nuove. A volte diventa anche un luogo, possiamo dire, di tristezza, perché scopri che certe località che tu conoscevi in un certo modo sono diventate tutt'altro. Facciamo un caso, per non far nomi, la Val di Mello, nella quale io non riesco più a entrare d'estate. Se vado, vado o in primavera molto presto o in autunno molto tardi, però faccio fatica. Ma perché? Peraltro giustamente il turismo, come dicevo, non sono un talebano. È inevitabile. Però scopri che tutto questo brusio di gente ha tolto l'anima al posto. L'anima ritorna quando la gente se ne va. Torna di nascosto, si riappropria dei suoi posti, ma quando la gente se ne va, perché se no così non riesci a... Come sarà l'alpinismo tra 100 anni? Ti rispondo come l'ha detto Cassin. Lo sai cosa ha detto Cassin? Quando uno gli ha fatto... No, in realtà la domanda era diversa. Gli avevano detto, signor Cassin, ma dove va l'alpinismo? E lui fa, in montagna. L'alpinismo... Io cioè per me, per un sognatore come me, l'alpinismo è finito quando Bormann e Tasca hanno fatto la parete del Changabang. Posso prolungare dal 76. Posso prolungare a Kurtik e Schauer che hanno fatto la parete sud-ovest, mi pare, del Gashel IV. Per me, per uno come me, è finito lì. In realtà non è finito, in realtà ci sono spazi incommensurabili. Penso anche, l'ho proposto provocatoriamente, credo che nessuno seguirà questa strada, penso anche che un modo
ci siano due modi di progredire, tra virgolette, ribadisco, è un concetto personale. Un modo, arrampicare sulla roccia marcia. Lo stanno già facendo quello in parte. Questo apre orizzonti piuttosto estesi. E un altro modo è ridurre gli strumenti che ci permettono di salire. Per esempio, l'ho proposto due o tre volte provocatoriamente, basta friend, solo NAT. Questo è lo stesso discorso di non portare il telefonino, nel senso che ti rimette un attimino in pari col terreno con cui tu ti stai confrontando. Poi ripeto, sono solo idee. Si vedrà, certo. Il tuo sogno o un'idea mai realizzata? Ma ti dirò che sogni così sui due piedi. Sogni non ne ho. Idea mai realizzata, che hanno realizzato altri, che mi sarebbe piaciuto fare, ma era quella della salire la Nord-Est in Piolet Traction, che poi hanno fatto, mi pare, l'anno scorso. Però da allora, da quando ce l'abbiamo avuta in mente, sto parlando, sarà stato l'81, l'anno scorso, c'è stato un bel lasso di tempo, per cui le condizioni sono state poche. Ho fatto molti tentativi, ho fatto credo 6 o 7 tentativi. Penso che la scorsa stagione sia stata una delle poche. Sì. Cioè. Poi ho fatto dei tentativi, per cui siamo andati su una volta, abbiamo messo una fune, c'era il ghiaccio, e nel giro di 20 giorni tornati su non c'era più niente, perché probabilmente il vento magari anche un po' caldo fa evaporare, porta via quella piccola lastra di ghiaccio, certo. E forse, se vogliamo pensare a un sogno, ma non lo so, è andata così. Pensa che quando siamo andati a fare il cacao meravigliato ci siamo fermati a metà della Val Bondasca col Fazzini, perché la parete poteva essere in condizioni quel giorno. Però abbiamo detto, però di là c'è una via, cioè c'è un terreno completamente vergine. E allora ci siamo diretti di lì. Certo. Però poteva essere chi lo sa, forse no. Però ecco, su quelle cose che... Diciamo, in conclusione, sei soddisfatto del tuo percorso? Assolutamente sì. È stato faticoso e è tuttora, però insomma, un po' di movimento ci vuole sempre. Io sono completamente soddisfatto. Bene. È stato anche pesante, a volte. Certo. È stato pesante, ma non tornerei indietro di un passo. Grazie Poppy. Prego. Grazie di questa bella e intensa chiacchierata. Grazie a te.